Un saluto a tutti i lettori di AndroidWorld.it. Testiamo oggi insieme in anteprima una pre-release del Motorola Atrix. Si tratta al momento del più potente smartphone Android in arrivo. Qualche specifica: lo schermo è da 4 pollici con risoluzione 960x540, quindi altissima risoluzione, e si nota nel guardare le foto, poi magari le guarderemo un attimo. Fino a 16 GB di memoria interna, un processore anche qui come lo Xoom Dual Core Tegra 2 da 1 GHz, una batteria veramente molto capiente, sono 1930 mAh. Sicuramente questo farà la gioia di moltissimi, molte aziende spesso tralasciano questo piccolo particolare della batteria, in questo caso abbiamo ben 1930 mAh. Fotocamera da 5 megapixel con dual LED flash, jack audio da 3,5 e un lettore di impronte digitali utile a bloccare e sbloccare il telefono, sicuramente un'innovazione assoluta in questo campo. Di lato abbiamo il connettore micro USB e mini HDMI, davanti 4 tasti touch e il bilanciere del volume. Andiamo rapidamente a vedere il browser. Abbiamo, in questo caso avevamo già caricato la pagina. Pinch zoom molto reattivo. È già presente Flash Player, questo perché la versione Android è la 2.2 Froyo, aggiornabile a Gingerbread 2.3, subito dopo l'uscita. Carichiamo rapidamente un altro articolo. Questo ovviamente siamo su Chrome OS World per farvi vedere com'è il caricamento di un sito completo, quindi non una versione mobile. Siamo in HSDPA, quindi non stiamo sfruttando nessuna rete Wi-Fi in questo caso, e il caricamento è rapido. Lo vedete a voi, e anche lo scroll è abbastanza fluido. Ovviamente le cose che rallentano un pochino il caricamento sono sempre quelle in flash, ma direi che si comporta egregiamente. Abbiamo parlato della qualità dello schermo, 960x540 pixel. Guardiamo allora rapidamente qualche foto. Ok, vedete il dettaglio delle foto. Pinch zoom, foto veramente molto molto nitide, sembra veramente di guardarle sullo schermo di un computer ad alta risoluzione. Difficile che si possa vedere la qualità attraverso la mia ripresa. Però sicuramente vi accorgerete che non sono immagini di bassa qualità, questo sicuramente. Cos'altro possiamo aggiungere? Ci siamo dimenticati della fotocamera frontale da 2 megapixel e del fatto che la fotocamera 5 megapixel registra video in HD a 720p. Sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre di quest'anno. Un saluto a tutti per AndroidWorld.it. Grazie.